Questa fotografia è scattata a Palù del Fersina nel 1906. Un numeroso gruppo posa davanti alla scuola. Ma andiamo con ordine. Il 26 e 27 maggio 1906 la società Rododendro organizza una gita nella Valle dei Mocheni. La società, attiva da qualche anno, ha come obiettivo la promozione e la conoscenza del territorio trentino attraverso passeggiate, gite nelle vallate e descrizione del territorio. L'attività ha un messaggio politico preciso: raccontare un Trentino italiano per lingua e cultura. Questa associazione, come altre filo italiane, si scontrano con quelle filo tedesche. Terreno di scontro sono le nazionalità e la lingua del territorio trentino, e nello specifico le isole linguistiche germanofone in cui vivono Mocheni e Cimbri, popolazioni con una lingua derivante da dialetti bavaresi che si stanziano in alcune aree trentine durante il Medioevo. I soci della società Rododendro, partiti da Pergine, salgono dal versante sinistro del torrente Fersina, passando prima dal comune di Frassilongo, poi per quello di Fierozzo, per giungere a Palù del Fersina. Gli escursionisti osservano il paesaggio, dove spiccano masi sparsi sui fianchi dei monti, ma cercano anche gli elementi di italianità nella valle e nella popolazione. Il gruppo posa poi per questa fotografia davanti a uno dei simboli di questi contrasti, la scuola, il luogo in cui si impara e si diffonde la cultura e la lingua. Questo edificio infatti ospitava la scuola tedesca. Vediamo l'insegna in tedesco proprio sopra l'entrata. Nella valle vennero aperte a fine Settecento le prime scuole e fino alla metà dell'Ottocento si insegna soltanto l'italiano. Nel 1882 apre a Frassilongo una scuola in lingua tedesca. A Palù, nel 1905, si costruisce questo nuovo e ampio edificio scolastico che comprendeva anche la cancelleria comunale. Nel gruppo è presente anche Cesare Battisti, tra i soci più attivi della società Rododendro. La comitiva prosegue poi nella sua escursione scendendo dall'altro versante della valle e pranzando e festeggiando a Sant'Orsola. Ecco oggi a Palù del Fersina l'edificio che abbiamo visto nella foto, che è diventato la sede del municipio. Con il passaggio del Trentino all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, l'unica lingua della scuola diventa quella italiana. A partire dagli anni 70, come nel resto delle scuole trentine, viene introdotto l'insegnamento della lingua tedesca come lingua straniera. Il percorso di introduzione della lingua mochena nelle scuole prende avvio negli anni 90, ma soltanto nel 2006 la lingua mochena e cimbra viene insegnata nelle scuole delle comunità germanofone del Trentino. Oggi a Palù non c'è più un istituto scolastico. Le scuole di riferimento sono a Sant'Orsola e a Pergine.